Eccoci in diretta per il nostro Instant Focus, l'Instant Focus del giorno che ci permette di concentrarci su uno dei settori oggettivamente che va più di attualità in questo periodo, e cioè l'health and pharma, sostanzialmente. Perché se ne parla tanto? Beh, insomma, basti pensare ai vaccini, basti pensare a Pfizer, a AstraZeneca, insomma, Moderna, nomi che una volta forse neanche conoscevamo. Non tutti ovviamente, ma magari alcuni, adesso invece sono sostanzialmente sulla bocca di tutti. Noi però affrontiamo il settore in maniera più ampia e lo facciamo con il nostro ospite che è già in collegamento con noi. Si tratta di Miro Venturi, CEO dell'azienda Sintetica. Grazie Miro per essere in nostra compagnia e buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio a voi e a tutti quanti. E allora, cominciamo un po' a fotografare, cominciamo la nostra chiacchierata cercando di fotografare appunto il settore, cercando anche magari di farlo al di là, insomma, delle dinamiche che ho anticipato poco fa e quindi legate ai vaccini e al Covid. Si parla tanto comunque di questa emergenza pandemica che in qualche modo ha accelerato diversi processi già in corso in passato, comunque negli scorsi mesi, quantomeno prima che scoppiasse l'epidemia da coronavirus. Beh, insomma, qual è lo stato di salute? Sembra un gioco di parole, ma non lo è, del settore health and pharma. Insomma, qual è la sua view da questo punto di vista? Beh, io credo che la domanda è assolutamente pertinente. Siamo in un momento in cui il settore farmaceutico sta dimostrando, in alcuni casi con molti benefici, le forze, i muscoli in realtà dell'industria medesima. Quindi il settore pharma, il settore healthcare, il settore di focalizzazione ai bisogni, alle necessità dei pazienti, è sicuramente un settore in espansione. È un settore che io personalmente vedo continuare ad essere in espansione, anche perché alcuni dei problemi prettamente legati alla pandemia ce l'hanno dimostrato. E noi stessi all'interno di Sintetica facciamo molti prodotti, molti farmaci al di fuori dei vaccini, che comunque sollevano e provvedono, diciamo così, al bisogno dei pazienti affetti da Covid-19 che si trovano nelle unità di terapia intensiva. E quindi questo ovviamente ci fa sentire molto onorati in merito. Ma tornando alla sua domanda specifica, penso davvero che il settore sia in espansione, sia un settore anche destinato a portare sempre maggiore innovazione dal punto di vista farmaceutico a pazienti che ne hanno bisogno e ai medici che poi portano nei loro ospedali, al letto del paziente, questo tipo di farmaci. Era già in espansione anche prima della pandemia, magari in maniera con meno energia probabilmente, ma lo era anche prima che scoppiasse appunto l'epidemia da coronavirus? Assolutamente sì, è un settore in espansione da diversi anni, da decenni direi, soprattutto per quanto riguarda la parte biotecnologica, ma anche la parte farmaceutica vera e propria continua a essere in espansione. Esiste moltissima innovazione nel settore. Chiaramente quello che è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo, questa parte, è stata una messa in evidenza di quello che in realtà viene prodotto e studiato e ricercato nel settore farmaceutico a livello industriale da decenni. Io l'ho visto da più di 20 anni in cui lavoro nel settore farmaceutico, sicuramente un settore che continua a essere in espansione. Chiaramente adesso la visibilità è cambiata ed è molto aumentata. Ovviamente sappiamo anche noi, insomma, dell'espansione del settore, lo raccontiamo ogni giorno attraverso i mercati finanziari. Come sapete, insomma, ci sono determinati titoli che vanno, esatto, molto bene, che oggi vengono, che tutt'oggi non la sono sento, considerati. Purtroppo in questo momento, un attimo solo. Abbiamo perso un attimo. Ecco, mi okay. Sente? Sì, la sento di sì, nuovo. Sì, io continuo a sentirla forte e chiara. Ah, ecco, io non l'avevo sentita, ho perso un attimo, scusi. No, dicevo che insomma noi raccontiamo più o meno poi ogni giorno attraverso i mercati finanziari anche l'espansione del settore farmaceutico. Come sanno i nostri telespettatori, ci sono alcuni titoli che sono considerati difensivi, come a dire, quando il mercato va giù ci sono titoli farmaceutici che in quel caso vengono acquistati e quindi riportano più o meno e confermano quello che diceva lei, cioè di un settore in salute. Ma ovviamente un conto è raccontarlo attraverso grafici e attraverso i mercati finanziari, un altro conto è sentire l'opinione di chi, insomma, è dentro il settore da diversi anni. E allora io direi che possiamo andare anche più in profondità. Lei più o meno ci ha già anticipato di che cosa si occupa Sintetica.
cercando insomma più o meno di capire come si inserisce appunto sintetica nel settore e in particolare insomma so che ci tiene insomma a concentrarsi sull'aspetto lavoro human centric, quindi evidentemente con l'uomo al centro della vostra attività, ma le cedo la parola così ci spiega meglio. Certo, allora guardi, noi in sintetica ci occupiamo della produzione di farmaci che servono tutto il settore della cosiddetta medicina perioperatoria, quindi tutto quello che serve al medico, al chirurgo per il trattamento del paziente pre e post un'operazione, un intervento chirurgico di varia natura. Quindi lavoriamo molto con i medici dell'anestesia, lavoriamo con i medici che trattano il dolore nei pazienti, dolore acuto, dolore cronico, lavoriamo con tutti gli specialisti medici della terapia intensiva, è per questo che mi rifacevo al Covid-19, Certo. che è stato in realtà per Sintetica un'opportunità per dimostrare le capacità del farmaceutico su come in realtà trattare pazienti in fortissima crisi perché presenti in terapia intensiva fondamentalmente. La nostra maniera di lavorare è, come dice giustamente lei, human centric. Noi siamo fermamente convinti in sintetica nel mettere l'operatore, l'impiegato, la persona che lavora all'interno della nostra struttura al centro dell'attenzione. Sintetica si è davvero pregiata, diciamo così, di rappresentare un'industria farmaceutica che davvero lavora in maniera molto attenta al proprio personale, quindi trattando il proprio personale, offrendone benefici e vantaggi significativi proprio dal punto di vista di come condurre il proprio lavoro, di come condurre le proprie attività, dalla persona che lavora in magazzino, se vogliamo, alla persona che produce le fiale all'interno delle quali mettiamo i nostri farmaci fino al dirigente che opera all'interno di Sintetica. Questo è un carattere distintivo, se vogliamo, di Sintetica. Noi ce ne facciamo abbastanza orgoglio, ne siamo orgogliosi e ci ha consentito appunto di lavorare anche in momenti di forte richiesta dei nostri farmaci, come è stato all'inizio della crisi del Covid-19, in maniera estremamente focalizzata, in maniera estremamente dedicata, con un grandissimo spirito del nostro personale, come quasi se fossero tutti imprenditori, nel senso tutti vedono la necessità di portare il farmaco il più velocemente possibile al letto del paziente e tutti si sono alzati ed hanno contribuito a questa grandissima missione. Ecco, questo è stato il valore ed è, continua ad essere il valore dell'essere prettamente uomo centrici all'interno di Sintetica. Ecco, forse mi piacerebbe definire persona centrica, perché nella Ok. persona c'è sia l'uomo che la donna. Certo, giusto. Io peraltro insomma un po' sbirciato anche attraverso i vostri siti e le vostre piattaforme di riferimento anche sui social, per cui le ho anticipato in qualche modo magari questo aspetto che sicuramente sarebbe venuto fuori. Mi diceva insomma dell'incremento ovviamente di richieste dei vostri farmaci, un po' l'ha già anticipato all'inizio del suo intervento, però le chiedo così insomma una curiosità ancora più specifica di quali farmaci si tratta sostanzialmente. Quali sono stati, quantomeno, nell'ambito dei farmaci più richiesti, appunto, nel corso dell'emergenza Covid? Certo, beh, farmaci che produciamo che in realtà sono degli agenti che contrastano l'ipotensione, quindi che fondamentalmente vengono utilizzati per rianimare i pazienti durante la Ok. terapia intensiva. E alla stessa misura anche farmaci che sono stati utilizzati per addormentare o sedare il paziente che aveva dei grossi problemi respiratori o che andava in crisi, in maniera tale da poterne controllarne la stabilità clinica fino al recupero. Quindi sono farmaci, fondamentalmente sono farmaci salvavita, non stiamo parlando dei grandissimi farmaci biotecnologici innovativi che tante industrie farmaceutiche già producono a livello mondiale, che rispettiamo e con le quali collaboriamo. Stiamo parlando di un'innovazione, se vogliamo, più piccola di natura, molto però più mirata alle necessità, diciamo così, dell'infermiera o del medico anestesista o del medico che ha in cura i pazienti affetti da Covid quando si trovano davvero in situazioni critiche.
Anche e soprattutto in virtù di quello che ci ha appena raccontato, Miro, credo che l'innovazione non possa non essere, insomma, al centro, così, insomma, della ricerca, da parte di sintetiche in generale del settore. Credo che se da una parte appunto mettete al centro la persona, come ci ha spiegato lei poco fa, è altrettanto importante metterci l'innovazione. Assolutamente, questo come per farne una riflessione in merito, direi che l'innovazione è quello che ci spinge a preparare poi quelli che saranno i farmaci del futuro. Attualmente serviamo pazienti e medici con la batteria dei farmaci in uso odierno. L'innovazione ci permette di capire quali farmaci, anticipare quali saranno i bisogni dei medici che lavorano nel campo tra 5, 6, 7 anni. Quindi sintetica continua a essere fortemente orientata all'innovazione, un'innovazione molto prossima a quello che sono le necessità del mercato che serviamo, quindi chiaramente la nostra innovazione non vive, diciamo così, in isolamento, è un'innovazione che noi riceviamo continuamente chiedendo, facendo domande, cercando di capire cosa sono i bisogni dei medici, cercando di capire come desiderano trattare i pazienti, cercando di capire ciascuno di noi come paziente come vorrebbe essere trattato qualora vada incontro appunto a un percorso perioperatorio, che è il campo in cui ci focalizziamo, piuttosto che a un'emergenza all'interno di un'unità di cura intensiva di un ospedale. Quindi l'innovazione rimane al centro e le posso garantire che abbiamo progetti importanti in pipeline, come si dice in gergo, no? Quindi nella parte iniziale dello sviluppo che stiamo, diciamo così, coccolando per poi portarli a fare diventare quelli che saranno i farmaci salvavita del futuro. Sicuramente poteva capitare in un momento migliore, ma insomma, ho scoperto anche che si tratta del 100° anno di sintetica. L'attività è stata avviata nel 1921, ricordiamo che è un'azienda svizzera, insomma, con sede a Mendrisio, quindi è un secolo, sostanzialmente è un secolo di storia quest'anno. Sì, un secolo di storia, un bellissimo secolo di storia. Le dirò, è estremamente affascinante entrare a guidare un'azienda con tutta questa storia e con così tante radici alla fine nella parte italiana della Svizzera, con così significativi sviluppi avvenuti poi negli ultimi anni e anche nei decenni trascorsi. Questo è vero, l'azienda, ho ricevuto qualche tempo fa un messaggio bellissimo da una signora che adesso ha più di 90 anni, che lavorava nel 1945 in sintetica, e si ricorda ancora delle sue attività in sintetica, era responsabile della pesata del farmaco, di quello che lei ha definito il bilancino, e ecco appunto è una bella sorpresa per il nuovo amministratore delegato trovarsi a gestire una ditta con così tanta storia, con radici così profonde e così protesa all'innovazione. Lei quindi è, insomma, amministratore delegato da poco, scopriamo anche, insomma, come è arrivato a Sintetica, dato che, insomma, ha parlato proprio di regalo quasi di benvenuto da parte di questa signora che ha detto lavorava nel 45, 1945 alla Sintetica. 1945 era già Ok. attiva in sintetica, sì. Quindi, insomma, dicevo, come è arrivato a Sintetica e da quanto è amministratore delegato? Io sono amministratore delegato dall'inizio di dicembre dell'anno scorso, quindi Ok. sono arrivato da veramente poco e sono arrivato nel Ticino. Prima vivevo a Boston con la mia famiglia e quindi sono tornato dagli Stati Uniti e ora vivo a Lugano. Tifoso E ho dei Boston cominciato questa avventura. Celtics, scusa, mi scusi la Prego, parentesi. prego. Tifoso dei Boston Celtics? Esatto, bravissimo. Ottimo, ottimo. Io seguo la NBA Valore. per altre vie, ma insomma, amico, se sento Boston non è più forte di me, devo chiederlo. Mi scusi, l'ho interrotta. No, ha fatto benissimo. Comunque no, volevo semplicemente dire che sì, è stata una bellissima avventura dal punto di vista professionale a guidare sintetica con la mia esperienza precedente e sicuramente anche una bellissima avventura dal punto di vista personale con avvicinarmi all'Italia che è la mia patria di origine, ma anche venire a lavorare in un bellissimo territorio che è la Svizzera ed il Ticino.
Quali sono a questo punto gli obiettivi che si può, magari che si è già prefissato, insomma, il focus, abbiamo parlato di innovazione e di person-centric, ma insomma, al di là della filosofia dell'azienda, insomma, c'è qualcosa magari in particolare a cui tiene ancora di più, insomma, all'interno della sua esperienza che possiamo dirlo è appena iniziata in sintetica a Certo. Mendrisio. Sicuramente, guardi, quello che i piani di sviluppo di Sintetica continuano ad essere chiari, il percorso era già iniziato anche sotto la proprietà prima di me, quindi in realtà molti degli obiettivi di Sintetica che mi prefiggo anch'io sono quelli di continuare a portare i nostri farmaci in altre aree, in altri paesi a livello mondiale. Siamo già in moltissimi paesi nel mondo, entrare in mercati importanti e portare lo stesso tipo di innovazione che già abbiamo a livello svizzero ed europeo è uno dei principali obiettivi per i prossimi anni. Il secondo importantissimo obiettivo è quello di aggiungere fondamentalmente nuovi prodotti e nuovi progetti alla nostra pipeline industriale, quindi quello di cui abbiamo brevemente accennato, per cui come riusciamo a completare il percorso o il tragitto del paziente nel sistema perioperatorio piuttosto che nelle unità di cura intensiva, aggiungendo significativo valore a quello che i medici possono portare a fianco del paziente, sarà un forte obiettivo per me e per Sintetica negli anni a venire. E poi mi piacerebbe completare dicendo che le persone rimarranno sempre al centro. L'azienda è fatta di persone, quindi tutti questi obiettivi non sono raggiungibili se non continuiamo a lavorare con le migliori persone che possiamo portare in azienda e con i nostri partner, quindi che siano i nostri fornitori o i nostri alleati internazionali per portare l'innovazione di Sintetica in tutto il mondo. Prima di salutarla, Miro, una domanda che non dico sia off topic, però sicuramente è una curiosità che può essere interessante. Insomma, lei arriva da Boston e poi adesso lavora in Svizzera. Mi domandavo, insomma, qual è, magari soprattutto sulla Svizzera più che Boston, qual è, diciamo, il sentiment della popolazione, dei cittadini per quanto riguarda, insomma, il contenimento dell'epidemia. È ovvio che la Svizzera non è l'Italia. L'Italia, come lei ben sa, insomma, ha una diversità tra nord e sud particolare, insomma, sia a livello di lavoro, sia a livello di dal punto di vista lavorativo e sociale. La Svizzera ha una conformazione diversa, è molto più piccola. Le chiedo, insomma, com'è, insomma, la gestione del contenimento, insomma, delle misure restrittive del coronavirus e anche un po' il sentiment, come dicevo, della popolazione, insomma, perché ovviamente, come puoi immaginare, in Italia è un po' una situazione continua a essere critica. Ci siamo attaccati un po', forse perché l'abbiamo preso come ultima speranza al governo Draghi, che però miracoli non ne può fare. Com'è l'esperienza in Svizzera da questo punto di vista? Io le posso dare la mia riflessione, credo che anche Sì, in prego. Svizzera ci sia molta attenzione al tema, attenzione da parte di tutte le attività commerciali e non a mantenere attenzione appunto ad essere molto cauti per quanto riguarda la vita sociale, per quanto riguarda la vita lavorativa. Stesse procedure che anche noi continuiamo ad attuare in azienda, in sintetica, quindi a mantenere il maggior numero di precauzioni possibili e il più possibile lo smart working, un po' per tutti i dipendenti che possono fare smart working, ovviamente non i nostri operai della produzione, non i nostri magazzinieri. Però allora direi che il sentimento forse è molto simile Sì. in Svizzera. C'è una forte voglia di ricominciare in Svizzera, c'è un forte desiderio di attuare la campagna di vaccinazione il più velocemente possibile, che io fortemente continuo ad accaldeggiare, essendo poi di base uno scienziato, quindi credo profondamente nell'utilità e nell'utilizzo dei vaccini, nella loro giusta applicazione, questo mi sembra la loro giusta applicazione per il Covid-19. Quindi direi che il sentimento è abbastanza simile. Tutto sommato quello che sta avvenendo anche per quanto riguarda i cittadini italiani. Chiaramente noi abbiamo tantissimi cittadini italiani, soprattutto al sito di Mendrisio abbiamo tantissimi frontalieri, per cui un Certo. po' ne respiro lo stesso tipo di preoccupazione e anche di atteggiamento nei confronti di quello che sta avvenendo per quanto riguarda le chiusure di diverse regioni e anche l'ultimo decreto appena annunciato.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, se mi posso ancora un minuto, Certo, diciamo certo. che la situazione per gli americani invece la vedo ancora un po' più. Gli americani hanno più paura. Io quando sono stato a Boston e ho vissuto a Boston per una buona parte del lockdown della prima fase, i bostoniani e gli americani sono molto molto impauriti, sono molto più preoccupati. Chiaramente il sistema sanitario e anche le loro opportunità, nonché per molti versi quello che avviene nella popolazione americana in termini di patologie pregresse, per esempio, può dare adito a una maggiore preoccupazione della diffusione della pandemia. Io ho visto più preoccupazione nei cittadini americani che ho incontrato, ancora di più rispetto agli svizzeri e agli italiani con i quali mi interfaccio attualmente. Beh, interessante, interessante anche questa sfaccettatura e questa, insomma, questo aspetto, ecco, di come vive l'epidemia, appunto, come si vive l'epidemia anche oltreoceano. Miro Venturi, CEO di Sintetica, io la ringrazio per essere stato in nostra compagnia e per la sua disponibilità e per le sue analisi. Buon lavoro, mi raccomando, insomma, dato che appunto siete in un settore delicato, non solo attuale, ma molto molto delicato, nonché fondamentale per la ripresa anche delle attività lavorative un po' a livello internazionale, quindi davvero buon lavoro e a presto. Grazie, facciamo il nostro meglio, a presto, grazie a tutti.